Hai già anticipato che la parte più ampia è riservata alla scrittura del dialetto di Caivano ed era quasi inevitabile. Tra l'altro, che quella ultima degli ultimi anni, degli ultimi decenni della vita di Achille, ma soprattutto tra queste ce ne sono alcune mirabili come le disperse, qui ne sono riportate per quattro, mi sembra, ne messe quattro, e cose com'era, come fosse niente, da giornate e chella. Queste le disperse erano una piccolissima plaquette stampata nel 2008 dall'edizione del Quartino di un amico che è scomparsa quest'estate, che è Ettore Naraldi, che abbiamo ricordato in periferie. Quest'estate sono morti quattro amici di periferie, anche di Achille tutti. E non era questo che volevo dire. Volevo dire che disperse gli è valso il premio Pascoli, uno dei più prestigiosi premi per la poesia in dialetto. Achille era fierissimo di questo premio, me lo ricordo bene. Conoscevo la giuria, avevo sentito poi i giurati, mi ero complimentato per la scelta, lui era felicissimo di questa cosa. E aveva ragione, perché le disperse credo che sia uno, nonostante l'esiguità dei testi e del numero dei testi, credo che sia uno degli elementi in cui Achille è più forte. È il grande poeta che oramai ha raggiunto la consapevolezza totale, e sono testi davvero da leggere, e quindi è molto bello che Luca le abbia riprodotte qua. Poi però c'è anche l'Achille in italiano. Io mi soffermerò solo su un testo, avrei voluto parlare del primo che tu hai messo, che è bellissimo perché in effetti parla del lavoro della scrittura, però ne ho parlato l'altro anno, casualmente. E invece no, mi soffermo su un testo che è a pagina 7, che fa parte proprio di Cartigli, che è un'altra raccolta straordinaria, ed è straordinaria perché è una raccolta che con un piglio critico potremmo definire quasi proteiforme, perché è un libro in cui entrano a contatto varie forze e soprattutto vari generi: la prosa, la poesia, l'istanza di scardinare il verso di tradizione, quindi le istanze dell'avanguardia letteraria, e tutto questo viene condensato in Cartigli. Ma Cartigli, che è un libro dell'89, è importante proprio per una poesia che tu riporti qui, che se mi aiuti, Post Meridien, pagina 7, perché è proprio questo testo specifico quello che anticipa la scelta che di lì a poco, o che già sta maturando, della poesia di Achille, cioè la scelta del dialetto. Infatti, questa poesia, io ce l'ho qui, la leggo meglio, Post Meridien, segna proprio il passaggio, intanto perché è una poesia in cui dentro ci sono delle citazioni in dialetto, no? Quindi vive una sorta di doppio fil rouge linguistico. In dialetto le citazioni vengono tutti da quello che sarà il suo punto di riferimento, anzi suo ritorno all'origine, ed è la lingua, in questo caso campana, del vecchio poeta di Giacomo. Le citazioni che sono riportate, credo in corsivo, nel testo originario sono tutte da di Giacomo. E questo testo ibrido, potremmo dirlo, o di glosso, se volete, cioè con presenza di due lingue, indica questo lavoro di sconfinamento e anche, come dire, di trapasso che Achille sta conducendo nel suo campo letterario e anche linguistico. Quindi è un testo centrale, cioè un testo strategico e fondamentale. Poi la storia del testo, cioè quello che il testo ci racconta, che è molto interessante, no? C'è un interno, una storia privata, un interno corporale, si parla di qualcosa che accade addirittura nel cranio, ma un interno domestico, c'è la vicenda del padre, c'è l'orto di famiglia, il vecchio hortus conclusus dei latini, che ritorna sempre nella poesia di Achille, ritorna classicamente come immagine, ma ritorna anche, come dire, in maniera naturale, dell'umiltà, dell'humilitas, avrebbe detto Luzzi, cui prima citato, cioè dell'adesione, dell'aderenza alle cose concrete della terra, dell'essere terreni, linguisticamente terreni, quindi umili, ritorna molto il senso proprio del giardino, dell'orto,
domestico. Quindi questo testo che ora non leggerò, però andatelo a leggere a pagina 7, è un testo fondamentale per capire quella che poi è la chiave di volta linguistica, oltre che tematica, perché il ritorno sarà anche un ritorno a un'origine più dimessa, in cui tutto quello che era letterario, tutto quello che era l'ipercolto del suo apprendissage, della sua formazione di autore, di poeta, a Roma prevalentemente, verrà, come dire, accantonato in favore di un ritorno alla natura, che ovviamente non vuol dire un ritorno a una naivete, ma vuol dire semplicemente che dell'esperienza che si è portati avanti, della consapevolezza del mondo, nell'esperienza del mondo, si ritorna poi alla ricerca di una sobrietà, di una quasi elementarità anche linguistica fondamentale. Poi una notazione sul dialetto che lui adotterà, che è un dialetto aspro, il dialetto... Potresti leggerla, perché abbiamo l'operatore di YouTube che vuol far partecipare anche, sì, quelli che non sono. È anche difficile da leggere, per esempio lui è qui, al quinto verso c'è per esempio uno scalino con una rientranza, il verso si spezza, va nel verso successivo, ma è legato da un enjambement sconvolgente. Questo enjambement è sconvolgente perché gli dà un doppio senso, una doppia significazione, perché quel mia, quel pronome messo lì tra pertinenza mia e legato però a un'emicrania, proprio questa giamma fa sì che leghi con una catena fortissima di senso e di significato attraverso il pronome una doppia significazione, un doppio legame, un doppio possesso, no? Perché ad essere posseduti è sia la pertinenza e sia l'emicrania. Quindi un dato di cultura è un dato fisico di natura, di interiorizzazione. Questo è così una notazione. Se non che l'emicrania di tutto punto a maggio, la poesia di cui, che come dire, il prodromo, il palindromo di questo testo è proprio Era de Maggio di Di Giacomo. Ecco, questo non l'ho detto prima, ve lo dico ora. Se non che l'emicrania di tutto punto a maggio, e te cadea benzino, inquieto, maggio dei vizi cardiaci e dei ditteri folti sui colli imperiali, ai piani terra dell'ASL di pertinenza mia, un'emicrania officiante con zelo il rito perverso della poesia dell'abside del cranio, e con la voce erosa dal tiro enfisematico soffiò residuamente il padre in Roma al fate bene spezzato fratelli. Ecco, faccio una pausa per dire che la scrittura di Achille in questo momento, che è una scrittura actonia, in cui la sintassi è stravolta, è una tipica scrittura legata all'esperienza della poesia di ricerca di quegli anni o degli anni precedenti. Spezzare la sintassi e soprattutto spezzare il verso, spezzare, come dire, l'oligarchia, non l'oligarchia, scusate, volevo... l'aristocrazia quasi decasillabo di tradizione, significava in questa fase di Achille, della poesia di ricerca e anche di tutto il gruppo, il corteo romano che lui frequentava, un momento decisivo. Spezzare la sintassi significava, anche attraverso l'uso di quell'enjambement, per esempio, dare una nuova significazione, favorire nuove figure di senso e anche ambiguità in questo caso di senso. Al fate bene fratelli, dalla astanteria ventosa qui sto, neanche a parlarne, neanche fresca era l'aria, s'addensano anche qui un po' dovunque nugoletti di mosche a tutto un giardino, adorava le rose, sospirò con voce incupita, voce frigia ultimativa, mentre il padre soffia, che ore sono? Quando e quando segnano le quattro post-meridian gli orologi da polso. L'ho letta da Cani perché ho dimenticato gli occhiali, però è un testo molto intrigante, molto interessante.
soprattutto nella storia del suo percorso è fondamentale per l'incontro delle due lingue che qui si incontrano e poi si separeranno nel libro successivo, che è di qualche mese dopo, nei primi mesi del 1990, il primo libro che ha letto. Questo ci tenevo a...